Il primo cinecittà comico italiano, anche se poi non era, però. Grande Black aveva questo, che a me proprio mandava gli occhi. Ogni puntata, grosso modo in ogni puntata, non tutte le puntate, ma spesso c'era un personaggio che era un traditore. Il traditore era facilmente identificabile perché era l'unico che non aveva il viso rasato, aveva una barbetta così, un po' di puntiglie, un sorriso, una mascella un po' storta, quasi sempre, e tu capivi dal suo sorriso, dal modo in cui parlava, che c'era sotto qualcosa. Era una strana tensione, ma era una tensione forte per un ragazzino, assolutamente vincente dal punto di vista della proposta narrativa. E poi questo tale a un certo punto si vedeva fuori dalla capanna, dentro c'era il grande Black Machine, e lui dalla finestra stava fuori, l'ultima inquadratura, e il suo pensiero era: Black è davanti a me, non posso fallire la mia, lo ucciderò e tra poco intascherò la taglia dagli inglesi. Continua. Il fumetto successivo ricominciava: Black davanti a me, non posso fallire la mia, lo ucciderò, e poi c'è immancabilmente lo sparo, che non so come, ma Black Macchino si tuffava così, e c'erano le righe delle pallottole, zip, 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 tutte sopra e sotto. C'è una vera festa, era questo appuntamento con. Comunque, se posso, volevo dire, dovevo fare qualche film sul lavoro e sul documento. Siamo molto simili in realtà, più di quello che magari pensavo, assolutamente, nel senso che, cioè, noi siamo una generazione dopo, no? Magari, però conosciamo la tua generazione, ci conosciamo da prima, e molti suoi colleghi della generazione, penso a Carlo Verlei, a Gualtiero, no? Insomma, te e tanti altri, cioè, sono quelli con cui noi, quando abbiamo voluto fare questo mestiere, in realtà avevamo il mito perché erano persone che volevano fare, che facevano cinema, che amavano il cinema, che non piaceva, perché gli altri registi italiani, quelli precedenti, in realtà erano solo autori. No, poi tu sei finito a fare film d'autore, sarebbe termine, sì, erano solo personaggi, come dire, erano solo, erano meno per la fantasia, per l'avventura, no? Sono, invece il cinema ti amavate, no? Ma che era pure un lato che voi dovete riconoscere, che c'è un lato anche un po' eccentrico, un po' snob nell'amare film, per esempio il film mitologico di Cartapesta, no? È chiaro che poi sappiamo che non erano fatti granché, però c'era, io mi ricordo un gruppo di amici che ci facevamo un po' vanto da ragazzi di vedere tutti i film di Godzilla, addirittura Franco Ciccio, che conoscevamo, però era un atteggiamento che noi chiamavamo deculturale, no? E poi fatalmente, per vedere i grandi film, e poi quando è iniziato il cinema indipendente americano, quello ci ha conquistati, a noi della nostra generazione, perché si sembrava che la prima volta un film che venisse dall'altra parte del mondo parlava di noi, parlava delle nostre storie. Mentre il cinema italiano aveva questa piccola deriva, momento forse meno felice di grande cinema, che stava quello della commedia, e anche forse cinema d'autore nel nostro periodo era un momento cominciava un po' ad avere un po' fiato un po'. Mancava, infatti, sì. Infatti posso introdurmi. Ma certo, è una nella chiacchierata, siamo insieme, vogliamo parlare di se stesso, parliamo insieme, forse. No, poi scoprire che insomma un cinema apparentemente così diverso, che le radici comuni sono No, molto Antonio simili, è abbastanza sorprendente. Ha ragione, in effetti, io me lo ricordo, in effetti, in particolare. Adesso Antonio parla sotto la generazione che noi ci conoscevamo, però io me lo ricordo che l'uscita di un film che si chiamasse, che sia il Grande Black, a noi ci fece molto No, no, io ero in sala, sono stato da primo, no, ma sono andato a vederlo. Sì, no, perché io, però, il fatto che ci fosse, sembrava un segno di un cambiamento culturale. Vorrei specificare, Antonio, secondo me non diceva Cabaret. Antonio non diceva, secondo me, Sì, prodotto cinema, da Domenico Procacci, sì. Più che cinema, certo, più che cinema uguale, si viene da un ceppo culturale comune, e poi si fanno diverse.